Cicloturisti e cicloturisti, buon salve, benvenuti pure, ben ritrovati sul mio canale. Guardate la mia faccia, super felice e sorridente perché, come penso ormai tutti saprete, è stato approvato il decreto rilancio che al suo interno contiene tante novità interessanti per noi ciclisti, ma non perdiamoci in ciance e andiamo subito a scoprirle. Per prima cosa, dove possiamo trovare questi aggiornamenti? L'articolo numero 205 all'interno del decreto rilancio del 13 maggio 2020 approvato durante lo scorso Consiglio dei Ministri. Trovate il PDF qua sotto in descrizione. All'interno dell'articolo viene descritto il buono mobilità che stanzia 120 milioni per l'acquisto di biciclette e di mezzi per la micromobilità elettrica. Il buono sarà retroattivo, cioè valido per tutti gli acquisti di questi mezzi fatti dal 4 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Come ci si aspettava, è stato confermato il valore massimo rimborsabile, che è di 500 euro. Attenzione però, la massima percentuale che sarà coperta dal bonus è del 60% del valore totale dell'acquisto per biciclette, bicicletta pedalata assistita e monopattini elettrici. Il bonus monopattino! Il bonus monopattino dorato! Penoso. Quanto godo che adesso è stato approvato. Attenzione però, non potrete approfittarvene per riempirvi il box di bici. Parlo proprio con voi, Brusa, Biker e Lori, perché il buono potrà essere speso una e una sola volta soltanto. Facciamo un esempio pratico. Per usufruire di tutti i 500 gli euro del bonus, dovrete spendere almeno 833 euro, quindi 500 del bonus e 333 li mettete di tasca vostra. Un altro esempio: per una bici da 500 euro, voi mettete di tasca vostra circa 200 euro e il buono ne copre 300. Abbastanza semplice, no? Ma praticamente come funzionerà il bonus? Lo spiega il ministro Costa affermando che verrà effettuato direttamente uno sconto da parte del venditore al momento dell'acquisto. Il ministro spiega anche che nel frattempo che il decreto legge viene pubblicato sulla Gazzetta e convertito in legge dal Parlamento, verrà spiegato soprattutto ai venditori di biciclette come muoversi per applicare questo bonus. Infatti non è ancora certo, ma sembra proprio che i commercianti dovranno interfacciarsi con la pubblica amministrazione per ricevere parte del prezzo di acquisto del mezzo da parte del proprio cliente. Non servirà la rottamazione del mezzo per acquistarne un altro e ovviamente servirà mantenere lo scontrino e la fattura dell'avvenuto acquisto. Ovviamente. Molto interessante anche la possibilità di utilizzare il buono per usufruire dei mezzi ad uso individuale di mobilità sostenibile all'interno della città, come ad esempio il bike sharing, quindi in questo caso non il car sharing. Va ancora spiegato bene come si potrà utilizzare questo buono, ma ci aspettiamo che una volta convertito in legge sarà molto più chiaro. Attenzione però, chi potrà utilizzare il buono? Purtroppo non da tutti i cittadini italiani. Infatti gli incentivi sono dedicati ai maggiorenni, residenti in capoluoghi di regione, città metropolitane, capoluoghi di provincia e comuni con più di 50.000 abitanti. Con una nota, il ministro ha chiarito anche questa scelta. L'articolo in sé non serve a regalare biciclette agli italiani. Serve infatti a lavorare per decongestionare il traffico delle grandi città, come ci si aspetta che avverrà alla ripresa, specialmente a settembre con la riapertura delle scuole. Se siete iscritti e mi seguite da un po' di tempo, in realtà abbiamo già parlato di questo problema con gli amici di Bike Italia e di FIAB. Vi lascio le interviste che ho fatto qua sotto in descrizione. È un punto forse sottovalutato ma è molto importante. La convivenza prolungata con la pandemia infatti ci porterà a mantenere il distanziamento sociale. E quindi come lo facciamo a fare nei mezzi pubblici che saranno invasi da persone? Prendiamo tutti l'auto? No, la soluzione in questo caso è la mobilità sostenibile. E questa dove è più importante farla? Nelle grandi città. Io personalmente la capisco questa scelta, anche se non la condivido al 100%. Però sono consapevole che non abbiamo una quantità infinita di soldi, specialmente in Italia, quindi ragazzi cercate anche di capire questo punto e cercate di capire la scelta. Tutto qua? Beh no, in realtà ci sono ancora interessanti novità, perché va bene incentivare l'acquisto della bicicletta, ma se non modifichi il codice della strada non incentivi la gente ad utilizzarla la bicicletta che ha acquistato, quindi sarebbe lasciato tutto un po' a metà, no? Per una volta sono veramente felice di vedere introdotte delle cose che io ho visto praticamente in tutti i paesi europei dove sono stato durante i miei viaggi e non avevo mai visto in Italia e ancora mi chiedevo il perché. La cosa più bella di queste novità è che sono semplici da realizzare e soprattutto poco costose. Vediamo quali. Viene introdotta la cosiddetta casa avanzata, che io ho visto veramente ovunque, ripeto, ed è una linea d'arresto dedicata alle biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli. La casa avanzata garantisce maggior sicurezza alla circolazione delle biciclette,
facilitando ad esempio la svolta a sinistra e anche per non farci respirare il gas di scarico delle auto. I polmoni dei ciclisti ringraziano. Viene introdotta anche la cosiddetta corsia ciclabile, che altro non è che una linea tratteggiata con il simbolo della bicicletta e valicabile ad uso promiscuo anche dalle auto. Semplice, economica e utile veramente a tutti. Io questa devo dire che l'ho vista soprattutto in Svizzera e in Germania, dove sono un po' di anni avanti con le biciclette, ma non sapete quanto piacere mi fa vederla anche qua in Italia, sono super contento. The last but not least, nel decreto viene anche introdotta la figura del mobility manager all'interno delle aziende con più di 100 dipendenti e che sono appunto residenti nei capoluoghi di regione, città metropolitane, capoluoghi di provincia e comuni con più di 50.000 abitanti. In sintesi, questa è una figura che si occuperà della riduzione dell'uso di un mezzo di trasporto individuale e si occuperà anche di organizzare gli orari per in qualche modo decongestionare il traffico all'interno della struttura aziendale. Inoltre si occuperà anche di incentivare i propri dipendenti a utilizzare la bicicletta, per esempio installando rastrelliere e dotando comunque l'azienda di un posto sicuro dove mettere la bicicletta, perché io posso andare in bicicletta a lavoro, ma se poi non ho un posto sicuro dove metterla, ho paura che me la rubino. Insomma, servirà anche questa nuova figura per incentivare l'utilizzo della bicicletta, ne sono sicuro. Insomma ragazzi, tanta carne al fuoco, io davvero sono soddisfatto di questo articolo 205 e spero che possa servire ad incentivare la mobilità sostenibile qua in Italia. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video che spero, oltre ad esservi piaciuto, vi sia stato utile. Anzi, se vi è stato utile, vi invito a condividerlo con i vostri amici che magari hanno ancora qualche dubbio. Vi invito a seguirmi sui miei canali social che trovate qua sotto in descrizione, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. E cicliste e ciclisti di tutta Italia, buone pedalate a tutti, io sono ottimista, speriamo di vedere presto un po' più di biciclette in giro per l'Italia. Ragazzi, alla prossima, ciao!